Bentornati al consueto appuntamento con Fiscal News per saperne di più. Il notiziario economico con le flash news, la rubrica L'esperto risponde, curata dal dottor Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus. La rubrica L'Inps risponde, dove il direttore dell'Inps di Perugia, Antonio Curti, risponde ai vostri quesiti e gli speciali. Vi ricordo che potete scrivere a cristina.fiscalnews@tefchannel.it oppure lasciare i vostri posti, i vostri commenti sul profilo Facebook Cristina Fiscal News. L'argomento dello speciale Fiscal News di questa settimana. Parleremo di pari opportunità. Nella pubblica amministrazione passi avanti ne sono stati fatti. Vogliamo ricordare Emma Cegaglia, Luisa Todini, Patrizia Grieco e Katia Biastioli nominate come presidente rispettivamente di Eni, Enel, Poste e Terna. Segnano comunque una rivoluzione culturale. Nelle giunte dei comuni, con popolazioni superiori a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Mi riferisco alla legge 56 del 7 aprile 2014. E vogliamo ricordare la squadra rosa dell'attuale governo Renzi, con l'esecutivo più al femminile della storia della Repubblica Italiana. La mentalità maschilista e conservatrice sta cambiando? In studio Lorena Marcugini, dottore commercialista e presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia. Benvenuta Lorena. Grazie per l'invito. E Sabrina Santarelli, avvocato e presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Perugia. Benvenuta Sabrina. Grazie e grazie per l'invito, molto gradito. Valutiamo insieme a queste due professioniste che lavorano per le donne la performance di genere attuale. Allora, intanto esordiamo col dire che sono pochi gli ordini in cui la leadership è femminile, quindi affidata alle donne. In Umbria, la presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia è donna. Ma passiamo alle domande rivolte ai presidenti dei comitati pari opportunità. Qual è l'obiettivo principale per sviluppare concetti di equità e di flessibilità sul mercato del lavoro? Sicuramente è quello di eliminare comportamenti discriminatori favorendo uguali opportunità di accesso alla libera professione e alla qualificazione professionale. Per lei? L'obiettivo sicuramente, come già accennato la dottoressa Marcugini, è quello di raggiungere un'eguaglianza fra uomini e donne, quindi l'eliminazione di ogni discriminazione sia diretta che indiretta in ragione del genere. Ci sono organismi che stanno lavorando da tempo in questo senso, organismi nazionali come l'ONU e l'Unione Europea e anche organismi nazionali, quindi una legislazione sta evolvendo in questo senso e nel senso anche di sviluppare questi concetti di equità di genere e di flessibilità, soprattutto riferita al mercato del lavoro. Da un sondaggio OCSE, tra i giovani le donne superano gli uomini in alfabetizzazione. Cosa ne pensate? Sì, in effetti questo sondaggio di recente ha appurato questa eliminazione della differenza di alfabetizzazione fra uomini e donne e soprattutto anche non solo di alfabetizzazione ma anche di conoscenze matematiche. E questo anche con riferimento alle fasce giovanili, nelle quali è stato appurato che le donne riescono addirittura a superare gli uomini in entrambi i campi. Io sono convinta che se una donna è messa in condizione di esprimere tutto il suo potenziale intellettivo non ha niente da invidiare ai colleghi uomini. Per me la donna investe molto nella cultura, innanzitutto per avere una più possibilità di accesso al mercato del lavoro. Infatti ci sono statistiche che dimostrano che il maggior tasso di disoccupazione è proprio quello femminile, ma anche per finalità diverse, quali possono essere crearsi una propria identità per cercare compagni di vita più istruiti o anche per avere più potere decisionale nella famiglia. Come negli altri paesi, anche da noi l'attenzione dovrebbe essere posta sulle capacità, competenze e risultati. Volete contestualizzare? Allora, sicuramente capacità, la professionalità, le competenze sono concetti che vanno tenuti in grande considerazione, la cosiddetta meritocrazia che purtroppo in effetti in genere è molto trascurata.
Io ritengo che una donna per la sua natura è abituata ad affrontare complessità e a risolverle anche in maniera più efficiente rispetto ad un uomo. Noi siamo abituate come donne ad affrontare fra l'altro una serie di complessità, ma non solo nel mondo del lavoro, perché dobbiamo, nel momento in cui affrontiamo le complessità nel mondo del lavoro, dobbiamo pensare anche alla famiglia, ai figli, quindi siamo in effetti predisposte ad affrontare tutto questo. Come donna avvocato posso dire che di complessità ne affrontiamo tantissime tutti i giorni e mi posso riferire in particolare al rispetto di un orario per arrivare in udienza, a un atto che scade nell'imminenza. Molte volte dobbiamo affrontare delle problematiche in tempi brevissimi. Ritengo che la meritocrazia debba riguardare sia gli uomini che le donne, in quanto solo chi ha adeguate competenze merita di ricoprire cariche di leadership. Sicuramente il genere femminile, è, come diceva l'avvocato, è più svantaggiato proprio perché la donna si trova a dover conciliare sia la vita familiare che non quella professionale. Comunque, da un sondaggio fatto da Donne Manager Italia nel 2014 emerge che la situazione è notevolmente cambiata. È emerso che la posizione delle donne quindi è più presente nella governance delle aziende. Quindi questo significa che le società e il mondo del lavoro si sta evolvendo verso un maggiore equilibrio dei ruoli. La donna nel lavoro fa squadra? Qual è la vostra esperienza in merito? Allora, la donna sicuramente ha una capacità di fare squadra e questo è stato messo in evidenza di recente in una ricerca di natura sociologica effettuata dal professor Maurizio Ferrera, che è ordinario di scienza politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano. Il professor Ferrera ha messo in evidenza questa capacità particolare della donna di fare squadra, che cercando di rivalutare il concetto di capitale umano nell'ambito del quale la donna esce in genere notevolmente penalizzata rispetto ai colleghi uomini, in quanto la sua remunerazione nel lavoro è notevolmente inferiore e in genere è stato appurato circa la metà. E di recente anche una ricerca della Confartigianato ha accertato che la capacità delle donne di fare squadra ha fatto sì che l'imprenditoria femminile sia cresciuta durante questi anni, nonostante il periodo di crisi. Quindi effettivamente la donna è capace di fare squadra, è capace di lavorare con i colleghi uomini, con i colleghi donne, è capace di delegare e di fare rete. Secondo lei? Sì, anche per me la donna fa squadra grazie alla capacità di essere più pragmatica, di avere una grande capacità di ascolto, di attenzione verso il prossimo. Inoltre la donna è dotata, diciamo, di un forte intuito e questo fa sì che per questo motivo, come viene confermato da numerose statistiche, la presenza femminile nella governance contribuisce a migliorare la performance delle aziende. Intendete diffondere la cultura del cambiamento? Organizzate convegni dove le donne professioniste palesano i loro disagi? Ma l'obiettivo principale del Comitato delle Pari Opportunità dell'Ordine dei Commercialisti è proprio quello di essere vicino alle professioniste, cercando di rimuovere una gran parte dei disagi che sono propri della donna come commercialista, così da favorire la propria formazione e la propria crescita professionale. Ed è proprio per questo che abbiamo avviato una serie di attività, fra cui quella dell'organizzazione di eventi. Il primo è quello che si svolgerà presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti il prossimo 12 maggio, dove parteciperanno in qualità di relatori personalità molto vicine al problema della parità di genere. Questo evento è stato organizzato dal nostro comitato in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, con il quale abbiamo stretto una forte sinergia. Sarà un momento in cui verranno messe a confronto le esperienze professionali di genere e quindi è proprio per questo motivo che colgo l'occasione per invitare le professioniste iscritte all'Ordine dei Dottori Commercialisti, nonché anche all'Ordine degli Avvocati, a partecipare a questo evento. È molto importante.
Per lei il ruolo e il valore della donna per l'innovazione sociale? Sì, l'emancipazione femminile e la crescita del ruolo della donna nella società sicuramente è indice di un forte rinnovamento sociale. Le pari opportunità fra uomini e donne è uno degli elementi cardine di questo processo di rinnovamento sociale, che poi coinvolge non solo l'aspetto sociale ma anche quello prettamente economico. Esiste secondo voi per una donna maggiore difficoltà nell'affermarsi professionalmente? Allora, io ritengo di sì, nonostante i passi avanti che sono stati fatti negli ultimi anni, la donna secondo me ha ancora maggiore difficoltà rispetto all'uomo ad affermarsi professionalmente. Di recente abbiamo assistito ad una serie di interventi legislativi sulle cosiddette quote rosa. Posso ricordare la legge Golfo Mosca, che prevede che nei CDA delle società quotate e delle società a controllo pubblico è prevista una percentuale di donne, e anche recenti leggi elettorali che hanno fatto sì da dover inserire nei candidati le cosiddette quote rosa. Però non ritengo che tutti questi interventi normativi siano un indice positivo. Questo perché? Perché in effetti, come dicevamo prima, quello che bisogna vedere di una persona è l'effettiva capacità, la professionalità, i meriti che ha, e non il fatto che sia un uomo o donna. Quindi tutta questa legislazione, questa necessità, questo bisogno di intervenire legislativamente per favorire l'ingresso delle donne sia nel settore privato sia nel settore pubblico, non lo ritengo un aspetto positivo. Ma grazie all'introduzione della legge Golfo Mosca, la presenza delle donne nella governance è sicuramente migliorata, anche se ancora c'è da fare molto, quindi grandi passi per raggiungere l'equità. Oggi le aziende vivono la presenza femminile come un'occasione di crescita. Si sente molto il bisogno della competenza, si sente molto il bisogno della preparazione, e le donne, può venire fuori che le donne diano quel valore aggiunto che farà la differenza, soprattutto per tornare ad essere competitivi anche nei mercati internazionali. Senta Sabrina, quali sono i risultati ottenuti finora dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Perugia? Allora, il nostro comitato in effetti è un comitato molto giovane, perché è istituito nell'ottobre del 2013 in seguito all'entrata in vigore della riforma professionale del dicembre 2012. Quindi più che gli obiettivi raggiunti possiamo dire quello che noi vogliamo raggiungere. A parte che abbiamo introdotto una sezione nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Perugia dedicata al Comitato per le Pari Opportunità, al fine di portare a conoscenza per gli iscritti tutte le varie iniziative. In particolare ci interessa stipulare con i vari uffici giudiziari una serie di protocolli al fine di disciplinare il cosiddetto legittimo impedimento. Cioè, mi riferisco alle difficoltà che ha una donna avvocato durante il periodo della gravidanza o anche durante la maternità, e anche il papà avvocato durante la paternità, di poter partecipare alle udienze. È un legittimo impedimento, è un concetto fra l'altro che è stato riconosciuto di recente anche dalla Corte di Cassazione. Poi abbiamo intenzione di istituire un elenco di colleghi che si renderanno disponibili al fine di offrire un servizio di sostituzione in occasione delle udienze. Poi abbiamo intenzione, anche in collaborazione al Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Commercialisti, di istituire una serie di convegni, fra cui uno molto, molto vicino, a breve. Sì. Il 12 maggio, ve lo ricordo, vi ricordo il 12 maggio. Il pomeriggio alle 15? Il pomeriggio dalle 15 alle 19. Presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia. Intervenite numerose. Prego. Esatto. Sì, quali sono i risultati? Allora, al fine di poter avviare il processo di raggiungimento degli obiettivi del Comitato delle Pari Opportunità dell'Ordine dei Commercialisti, si è avviato una sinergia con il Centro delle Pari Opportunità della Regione Umbria e con l'Ordine degli Avvocati, e soprattutto in ambito formativo. Stiamo prendendo attualmente contatti con le istituzioni e con istituti di credito per siglare convenzioni in ambito di agevolazioni alla famiglia, di accesso al credito e soprattutto di rispetto della legge 120 del 2011. Invito le professioniste in ascolto a contattare su Facebook Sabrina Santarelli e Lorena Marcugini per fare proposte, segnalazioni oppure partecipare attivamente alle loro iniziative. Quali sono, secondo voi, le strade da percorrere affinché donne e uomini abbiano le stesse opportunità di carriera? Dite la vostra sul profilo Facebook Cristina Fiscal News.
Vi ricordo che Fiscal News, per saperne di più, va in onda tutti i giovedì alle 23.35, i venerdì alle 19.35 e la domenica alle 12.45 su questa rete, su TEF Channel, canale 12 e 836 di Sky. Grazie per l'ascolto.